Io approfitto della presenza dell'assessore Patrizio Bianchi e l'assessore regionale che ci ha adottati, o noi abbiamo adottato lui, e che spesso a scuola durante il terremoto è venuto a incontrare i vostri ragazzi, è l'assessore che ha potuto permettere l'accorpamento tra l'agrario e l'alberghiero, fare questo polo scolastico agroalimentare estense, il primo polo che esiste, che ha realizzato quindi questo progetto importantissimo dalla terra alla tavola, lo dobbiamo a lui, che ci ha consentito di avere un professionale anche all'Istituto Agrario e che adesso lavorerà per noi per avere l'indirizzo enologico a Ferrara, che non ce l'ha nessuno e quindi è importante che l'abbiamo. Quindi io lo ringrazio. Sono arrivato prima, mi avvicino alla scuola, domenica, e sento un tifo da stadio. Ma tu sei qui? E ho detto, che bella scuola, eh? Non sarà una bella scuola quella in cui anziché tutti zitti, silenzio, morti, tutti fanno un grande tifo da stadio perché tutti i ragazzi si stanno confrontando nel più bello dei mestieri, che è dimostrare quello che sanno fare. Allora, guarda che bella scuola che è questa. Questa è una scuola che va dalla terra alla tavola. E quindi è la scuola in cui stiamo sperimentando l'idea che tutti i saperi si mettono uno dopo l'altro. Benissimo. D'altra parte questa cosa si può fare in un porto sotto, che è la più bella scuola che c'è. Qual è? Partiamo dalla miglior tecnica e premia il capo d'arma Naibes di Gaetano Luigi in rappresentanza dell'Aibes del Veneto e Trentino. Noi abbiamo deciso che non diciamo né il numero né il nome del cocktail, ma il nome del ragazzo, così è subito immediato. Dicevo, vince, si è classificata al primo posto per la miglior tecnica, Genesis Scava. Italia, solo donne. Come mai? Ah, ecco, come al solito allora. Comunque siete stati tutti bravi e prima di voi il professore. Con la miglior decorazione, che sono il premio di Capodanno di Sasso Antonio per l'Aibes Veneto e Trentino, e la giuria tecnica ha decretato che la miglior decorazione sia quella di Gentili Alex.
così bella, ve lo dico con tutto il cuore, bravi, bravi, bravi. Adesso siamo arrivati proprio al quinto quarto all'Università. Al quinto classificato, la colpa offerta dalla CAIF, premia il presidente del Tribunale di Ferrara, il dottor Mignorano, che è già lì, adesso le vuole avvicinarsi anche lei. Si classifica dunque al quinto posto Sara Bertotti. Thank you.
anch'io faccio i complimenti a nome dell'AISA ai due professori che hanno avuto questo riconoscimento e che aiutano a crescere questi ragazzi. Grazie di tutto. Terzo classificato, però stavolta lui, ecco la raccolta, è offerta dal CAI, cioè dal Pino Italiano, delegazione di Ferrara, e poi la rappresentanza del CAI, il signor Guzzinati Daniele, che è già in stazione. E questo terzo premio è per Jessica Caselli. Classificato